Consiglio regionale, il 28 ottobre, ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in merito alla vicenda giudiziaria dei rimborsi spese in Regione. L'Assemblea ha poi nominato i revisori dei conti dell'Ospedale Mauriziano di Torino e dell'azienda sanitaria Cuneo 1. Si sono svolte in Commissione Sanità le consultazioni sul disegno di legge che mira a dotare la Regione di una normativa sul servizio civile, che disciplini la materia in base alla legislazione nazionale. Tutte faccine verdi per il Consiglio regionale e quanto emerge dalla bussola della trasparenza, piattaforma web del governo dove verificare se un sito soddisfa i nuovi adempimenti del decreto legislativo sulla trasparenza. A Milano al corso di formazione per giornalisti La comunicazione e i social media, esperienza confronto, ha partecipato anche il Consiglio regionale del Piemonte. L'appuntamento ha visto interventi ad ampio raggio, dalla trasformazione dei giornali all'uso del digitale nelle pubbliche amministrazioni. Il 4 novembre a Palazzo Lascaris, in occasione della commemorazione prevista nella seduta del Consiglio regionale, sarà presentata la mostra Un fiume di ricordi, l'alluvione del 4-5-6 novembre 94 nelle foto di allora, che sarà poi allestita in numerosi comuni colpiti dall'evento. Ospitato a Palazzo Lascaris il convegno 1914-1915, il liberalismo italiano alla prova. L'evento, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è stato promosso dal Consiglio regionale, con il Centro Europeo Giovanni Giolitti e le fondazioni Cavour e Luigi Einaudi di Roma. Fino al 14 novembre, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino, è visibile la mostra To Create, scenografie emergenti, viaggio ideale nella creatività con disegni, bozzetti, foto e video di prodotti scenografici adatti alle nuove esigenze di mercato. Prosegue fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satira e propaganda in Europa 1914-1918, che raccoglie un centinaio di pezzi tra giornali di trincea, disegni, libri e tavole originali.